mi trovo un po' in difficoltà, tra l'altro anche di emozione, ovviamente, di fronte a tutti questi amici, certamente finisce per avere la prevalenza. Comunque, dirò che questo lavoro che ho cominciato molti anni fa, quello della storia di Monteforte, che possiamo vedere da una, potremmo dire da una trentina di anni fa e forse di più, che abbiamo cominciato molto con la chiesa parrocchiale, il campanile, poi mi sono interessato anche di Costa Lunga e Brondoliva, invece appunto la storia dell'ospedale, la chiesa dell'ospedale, tutte queste cose si sono fatte un po' alla volta, certamente tra molte difficoltà. Devo dire che ho trovato, spesso ho trovato delle persone che mi hanno aiutato, non solo dal punto di vista, diciamo, materiale, ma anche perché hanno visto l'importanza di questi lavori e hanno, diciamo, allargato i contorni della borsa. E ricordo in particolare Don Pietro Simoni, ovviamente, che ha sponsorizzato la chiesa parrocchiale e il campanile. E poi ovviamente ci sono state altre cose che, una volta che ho finito, diciamo così, queste cose preponderanti, allora mi sono interessato anche delle chiese cosiddette minori, che spesso minori non sono dal punto di vista dell'importanza. E quindi è un lavoro molto lungo che finalmente poi è risultato in questo volume che qui viene presentato in una bellissima veste editoriale. Ecco, io sono emozionato, faccio fatica a parlare ancora. Comunque ringrazio tutti per la simpatia, l'aiuto che mi hanno dato, e questa mi pare che sia la cosa, la ricompensa più bella che io possa avere, soprattutto perché questa sera anche voi ho rivisto colleghi che non vedevo da molti anni, e quindi hanno raccolto un po', diciamo, un appello, e sono venuti, ecco, in particolare, e qui ricordo c'è appunto il mio preside, appunto, poi la professoressa che oggi è presidente di Italia Nostra, Veronese, e quindi anche un bel riconoscimento. Ecco, tutto qua.